del capitano Bruno. E allora la presidentessa Katia Pederini ribadisce la sua posizione al microfono di Alessandro Iori. Io trovo veramente avvilente, sconcertante e profondamente ingrato quello che leggo all'indirizzo di Bruno in particolare, perché credo che Bruno comunque abbia regalato a questa città e alla Pallavolo a Modena dei momenti assolutamente straordinari e ripetibili. Io credo che l'amore di Bruno per noi sia assolutamente sincero, così come è stato sincero quando mi ha detto che per lui era impossibile continuare a determinate condizioni e che aveva una proposta della Lube. A quel punto io gli ho detto che era giusto che lui seguisse la strada migliore per sé, perché in quel momento io non ero in grado di, come dire, di fare nessuna scelta differente rispetto a quella che era stata ad inizio anno. Quando le cose sono cambiate, Bruno ha dato la sua disponibilità a restare a Modena anche a condizioni di ingaggio inferiori. C'era stato fatto credere da tutti gli intermediari che ovviamente partecipano e sono sempre coinvolti in queste trattative che non c'erano particolari problemi e che tutto sommato era una cosa naturale. Poi si sono presi dei modi e dei toni che mi hanno sconcertata, così come è stato fatto con Andrea Giani. Io ho saputo oggi con assoluta certezza che l'allenatore della Lube, Medei, aveva firmato un contratto con Monza, che evidentemente è stato stracciato a favore della Lube. Quindi onestamente tutti questi che si indignano, non conoscendo fatti, tempi, modi e dinamiche, fanno la morale e fanno peggio, perché nessuno mi saprà mai spiegare perché poi si riesce. Noi, come dice il nostro guru Leo Turrini, saremo un colapasta e non una società, ma è anche perché facciamo le cose in modo trasparente. Quindi io dichiarerò sempre il mio amore, il mio affetto incondizionato per Bruno persona, per Bruno Modena, per quello che Bruno ha fatto per Modena Volley. Questa è la ricostruzione dei fatti della presidentessa.